Geoff Brooks alla sua terza stagione qui a Venezia dopo il triennio anche passato a Milano. È arrivato il momento di Kyle Wilcher, il giocatore canadese. Di nuovo il belga col doppio picchero alto, poi in avvicinamento, fuori equilibrio Radosevic, arriva Leon Radosevic, il consegnato per Candy, tiene il palleggio aperto Candy, poi attacca lo scadere del primo quarto, arriva il canestro. Noi andiamo a vedere le migliori azioni. Brown, doppio pick and roll per lui, va fino in fondo a sinistra, fuori equilibrio, va a segno Leonardo Candy. Dau fino in fondo con una magia, ancora niente da fare, arriva Wims, recupera di nuovo basso Han, prova ad attaccare fino in fondo, Dau ad appoggiare, si intendono bene per Candy, poi di nuovo retina Bassan, ancora per McDom, al terzo tentativo arriva il canestro, prova a riavvicinarsi da Bertram dopo aver toccato il massimo svantaggio sul meno 16. Dau per Thomas che appoggia, 5-0 di parziale, riapre per Doom, 5 secondi per andare al tiro, fino in fondo delicato Baldasso, di nuovo per Obasuan, va fino in fondo, dove vola, e poi la correzione di Radosevic, di andare a provare a costruire anche un'azione con questo secondo da giocare. Casarin stoppato da Wibbs, aveva trovato anche lo spazio giusto, 21-15, ma alla fine lo scarto, mentre qui rivediamo il 7-50 da giocare. Mike Doan fino in fondo, c'è un'autostrada, realizza con la mano sinistra Chris Dau, O'Connell lungo il tiro, poi si lotta, rimbalzo, rimane fuori Severini, il posto di Doom, bravo a sigillare O'Connell, classica situazione di corna per andare a sfruttare i due lunghi molto alti e un'area completamente libera di aiuti, non riesce però Venezia a utilizzare. Tyshawn Thomas a schiacciare. Thomas.